Grandissimo Zaka! Allora, la differenza dei pugni. Sì, ho fatto la differenza. È un avversario duro, Podario. È la terza volta che combattiamo, una volta abbiamo combattuto a Foggia e ho perso ai punti, però secondo me non avevo perso, però mi hanno dato perso. E una volta l'anno scorso per le selezioni di Octagon a Torino, ho vinto alla grande e questa era la bella e ho rivinto, sono il primo nel ranking italiano. Grazie. Primo in assoluto, insomma. Sì, sono veramente il primo in assoluto ora e spero di riuscire ad andare ad Octagon e probabilmente... Manca pochissimo alla fine della serie delle selezioni e probabilmente andrò ad Octagon. Allora Zaka, parliamo un po' del match, prima ripresa di studio. Sì, è stata diciamo una prima ripresa di studio, ma ho cercato sempre di fare qualcosa in più e sinceramente non stavo molto bene fisicamente e cercavo molto il colpaccio, non volevo andare ai punti perché erano 5 round e 5 round sono lunghi e cercavo magari di fare un conteggio per fare la differenza. Comunque tanto di cappello anche al mio avversario, molto, molto bravo Podario. Zaka, complimenti e in bocca al lupo per Otta. Crepi, grazie mille. Cristiano Lenzi e Maurizio Ricci, allora, bellissimo match di Zaka, Zaccaria Morcide, la differenza dei pugni. La differenza è stata sicuramente dei pugni, anche se ha ritenuto comunque difficile a trovare la misura, perché essendo uno alto, poi comunque un combattente molto molto forte, è stato difficile, cioè gli restava difficile trovare la misura anche per chiuderlo. Doveva cercare di girare un pochino più a destra, essendo mancino lui e lui guarda a sinistra, però comunque il match è uscito. E niente, sono entrati due o tre medi al fegato che sicuramente un po' di fiato gliel'hanno tagliato. Ti abbiamo visto, la macchiolina rossa. La macchiolina rossa, bravo. Sentivamo anche i consigli di Maurizio Ricci, della velocità sui pugni, bravo. Che erano i pugni che facevano la... Ma sicuramente è stato un bel match, era stato preparato in palestra da Cristiano in maniera estremamente accurata. Diciamo che poteva essere più incisivo se avesse chiuso la misura più velocemente, lavorato col gancio e diretto sinistro, forse si poteva chiudere in altra maniera. Siamo estremamente soddisfatti, è stato fatto veramente un grande lavoro e adesso confidiamo per Ottago, perché è uno spettacolo che a noi interessa e Zaccaria si meriterebbe una grande vittoria. Facciamo tanti auguri. E grazie a voi. E non sarebbe la prima volta per Ottago, perché ricordo già in passato con Marco Vellei, sì. La Pro Fighting di Lucca si presentò con Marco Vellei. Marco Vellei a Ottago era già nel 2010. Poi l'anno scorso sempre con Zaccaria, soltanto che poi l'anno scorso si è dovuto fare un match di Muay Thai, quindi noi non eravamo preparati per il lavoro con gomiti e oltretutto con un thailandese. E oltre questo non essere preparati, Zaccaria aveva dissenteria, febbre a 38 e vabbè, è andata male. Speriamo quest'anno invece di dire la nostra su quel quadrato importante. Bene. Di bocca al lupo Cristiano, bocca al lupo Maurizio. Grazie. E bocca al lupo alla Pro Fighting di Lucca. Grazie a voi, grazie. Saluto.